Allora, ragazzi, oggi vi faccio vedere il mio allenamento per i dorsali. Uno dei miei allenamenti per i dorsali, perché giustamente, come vi ho sempre detto, non esiste un allenamento solo. Esistono varie versioni dello stesso allenamento, perché se fate sempre le stesse cose, i muscoli poi non crescono. Quindi, per avere risultati continui in palestra, dovete sempre variare lo schema e il metodo di allenamento. Perciò, vi dico, adesso vi farò vedere la base più o meno, poi gli allenamenti specifici li proporrò chiaramente a pagamento perché è il mio lavoro anche, e con una cifra che studierò nei prossimi mesi vi dirò, con questa cifra vi faccio questo bel allenamento completo per tutto il corpo, e chi vorrà usufruirne lo farà. Qui vi faccio vedere più o meno gli esercizi base, lo schema base di questo allenamento di oggi, che cambia di volta in volta, e non vi dirò nello specifico le serie e le ripetizioni, però vi farò vedere più o meno quello che faccio io quando alleno i dorsali. Partiamo subito con la lat machine, che è il primo esercizio di oggi. Allora ragazzi, esercizio numero 2, pulley basso, quindi abbiamo lavorato la schiena in ampiezza, lavoriamo anche la parte più centrale dei dorsali. Adesso ragazzi faremo i mezzi stacchi per la parte bassa della schiena, i lombari. Mi raccomando, i mezzi stacchi quando vi volete concentrare sulla parte bassa della schiena li dovete fare con gambe piegate, non gambe tese. Perché gambe tese sì, lavora la zona lombare, ma lavorano molto più i bicipiti femorali, quindi posteriori coscia. Noi vogliamo andare a lavorare specificatamente sulla parte bassa della schiena. Non carico mai tanto in questo esercizio perché in passato l'ho fatto con 170-180 kg il mezzo stacco, però mi sono infortunato tantissime volte, soprattutto negli ultimi 2-3 anni, quindi faccio un esercizio ponderato con un peso normale, ma fatto con una tecnica di esecuzione per me migliore possibile, onde evitare nuovi infortuni che poi si protraggono per diversi giorni e diverse settimane. Partiamo! Ora farà un rematore, diciamo, con la sbarra T, anche se comunque la presa è dritta, perché non ho la sbarra T. Un rematore che ho un po' adeguato secondo le mie qualità, ho messo praticamente la sbarra sotto degli armadi, delle ante qua che vedrete, quindi bisogna anche ingegnarsi. Però che mi permette di lavorare tutto il dorso e soprattutto la parte stretta, quindi un rematore molto positivo. Se avete in palestra, chiaramente, il macchinario per fare i rematori da appoggiati con la sbarra chiaramente a T è un'altra cosa, però ci si allena lo stesso. Allora, ultimo esercizio, ragazzi, faccio un po' di dorsale al cavo senza caricare troppo perché già sento la schiena in fiamme e chiaramente non voglio esagerare. Giusto per rifinire tutto, il cavo mi dà quel tocco di definizione in più, nonostante stia facendo la massa, ma non guasta mai. E quel tocco soprattutto di intensità, perché se poi fate la parte finale al cavo avrete molta più intensità. Perciò finiamo così e poi vi faccio vedere anche un piccolo excursus finale. Allora ragazzi, appena finito il workout vi consiglio sempre, soprattutto se avete un minimo di avanzamento in palestra, quindi se non siete proprio così, avete iniziato da 2 giorni, di fare un pompaggio finale. Cos'è il pompaggio finale? Semplicemente un posing, vi mettete davanti allo specchio e pompate i dorsali. Questa, lo fate varie volte. Boom! Aiuterete il sangue a scorrere nei muscoli e a avere un effetto benefico, un effetto finale davvero eccezionale sulla muscolatura. Quindi, bam, fate un po' di pump,
state a posto. Spero vi sia piaciuta questa scheda di allenamento. Ci vediamo nei prossimi video del vostro Corrado Esposito Personal Trainer. Ciao agli occhi.